Buonasera e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione di Milano a Pavia News. Questa è l'edizione Milano, vediamo insieme i fatti principali di oggi nel sommario. Ultima generazione blocca il traffico a Milano. Questa mattina un gruppo di ragazzi si è seduto in mezzo a Viale Lucania in corvetto. Chiedono un fondo riparazione per i danni all'ambiente. Dopo Magenta, gli scioperi degli studenti arrivano a Corbetta. Fare lezione con 14 gradi in classe non è accettabile, denunciano i ragazzi del Mainardi di Corbetta. Lasciò morire di stenti la figlia di appena 2 anni abbandonandola per una settimana in casa senza cibo. Fissato al 26 febbraio 2024 il termine per la perizia psichiatrica sulle Schiapifferi. I comitati cittadini chiedono una commissione per la riattivazione della linea 73. Il bus, prima che si inaugurasse la M4, collegava San Babila con l'aeroporto di Linate. Il 60,3% delle donne lombarde ha ricevuto almeno una forma di violenza nella propria vita. Le violenze più diffuse, molestie fisiche e sessuali, essere umiliate di fronte ad altre persone. Allora, lo avete sentito in apertura questa mattina, gli attivisti di Ultima Generazione hanno bloccato nuovamente il traffico in Viale Lucania e nella zona Corvetto di Milano. Chiedono un fondo riparazione per i danni all'ambiente e sui cambiamenti climatici. Vediamo. Un altro blitz degli attivisti climatici di Ultima Generazione a Milano, questa volta 6 aderenti alla campagna Fondo Riparazione, hanno bloccato al traffico Viale Lucania all'altezza di Piazzale Bologna. Gli attivisti sono scesi in strada intorno alle 8:40 del mattino, srotolando gli striscioni con la scritta Fondo Riparazione. Durante la protesta alcuni automobilisti hanno insultato e provato a rimuovere i manifestanti di loro iniziativa. Un cittadino in moto avrebbe persino rischiato di schiacciare la gamba di un manifestante pur di forzare il blocco. Le forze dell'ordine sono arrivate sul luogo alle 9 e hanno sgomberato la carreggiata, portando via di peso i 6 giovani che hanno fatto resistenza passiva. La richiesta di Ultima Generazione è quella di creare un fondo riparazione preventivo, permanente e partecipato, da prevedere annualmente nel bilancio dello Stato per aiutare città e regioni italiane colpite dal maltempo. Gli attivisti chiedono così che i soldi per il fondo di riparazione vengano ottenuti attraverso l'eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi, dalla tassazione degli extra profitti delle compagnie fossili, dal taglio di stipendi e premi e benefit ai loro manager e dalle enormi spese della politica e delle sempre più ingenti spese militari. Una delle ultime proteste degli attivisti per il clima nel capoluogo lombardo, sempre per chiedere gli stessi interventi, si era tenuta a Milano ad ottobre in zona Portello, non molto distante dagli ingressi di Fiera Milano City. Nelle scorse edizioni dei nostri TG vi avevamo mostrato come vi erano state delle rivolte, dei veri e propri scioperi da parte degli studenti nelle scuole di Magenta, ma questi scioperi, queste proteste arrivano anche a Corbetta, perché nelle scorse ore i ragazzi del Mainardi, proprio di Corbetta, hanno deciso proprio di scioperare perché c'è troppo freddo nelle aule e le strutture scolastiche sono fatiscenti. Vediamo. Dopo Magenta gli scioperi degli studenti arrivano a Corbetta. Nelle scorse ore i ragazzi del Mainardi hanno deciso di scioperare per far sentire la loro voce. Nella scuola degli odontotecnici ci sarebbero infatti problemi simili a quelli delle scuole di Magenta. In particolare, denunciano gli studenti, fare lezione con 14 gradi in classe non è accettabile. Bramante e Inaudi hanno invece portato in provincia le firme raccolte e sono stati ricevuti dai tecnici di Città Metropolitana. Oggi, insieme all'Inaudi e al distaccamento di Via Novara, sempre di Magenta, siamo venuti davanti al palazzo dell'ex provincia, delle Città Metropolitane di Milano, per chiedere delle spiegazioni. Siamo stati molto contenti del fatto che la responsabile del Dipartimento Edilizio della nostra zona ci abbia ricevuto e ci abbia spiegato che delle richieste di fondi quantomeno sono state fatte. Ora, la lentezza di questi procedimenti la conosciamo e, per quanto non dipenda dalla Città Metropolitana, rimane un problema. Sicuramente un aspetto positivo
positivo è che l'ascolto in questa misura c'è stato, ma è sicuramente importante far capire che questo sistema così lento continua a penalizzare le scuole. Da parte sua, l'ex provincia ha fatto sapere che sul riscaldamento del Bramante è stato chiesto alla ditta appaltatrice di attivarsi il prima possibile per la problematica relativa al rumore dei caloriferi. Il problema sarebbe stato individuato, sempre il liceo Magentino, è inserito nel piano delle opere del 2024 come lavori urgenti nelle coperture. Per questo il Bramante usufruirà dei fondi post-Covid per la sostituzione delle coperture nell'atrio principale. Tra le opere della ex provincia per il prossimo anno, infatti, sono previsti 2 milioni proprio per il liceo Magentino. All'Università Statale di Milano arriveranno oltre 13 milioni di euro per la ristrutturazione di una sua residenza universitaria e la realizzazione di 200 nuovi posti letto. L'Ateneo infatti beneficerà di un cofinanziamento ministeriale del quinto bando della legge sugli alloggi universitari per gli interventi di ristrutturazione della residenza di via Attendolo Sforza 8. L'intervento porterà alla realizzazione di 208 nuovi posti letto che andranno ad aggiungersi ai 1.193 già disponibili e ai 1.100 che verranno realizzati al MIND, il distretto dell'innovazione dove sorgerà il nuovo campus. In totale i posti letto che la Statale Milano metterà a disposizione degli studenti sarà quindi di 2.500 entro l'anno accademico 2025-2026. Continuiamo a parlare di scuole perché le scuole paritarie adesso lanciano un vero e proprio allarme. O ci saranno delle riforme strutturali o queste spariranno. Vediamo. Un convegno in difesa del cosiddetto pluralismo scolastico, ossia a protezione delle scuole paritarie. L'incontro è andato in scena al belvedere dedicato a Silvio Berlusconi al 39° piano di Palazzo Lombardia e ha visto la partecipazione del ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara. Un momento per ragionare sull'importanza della libertà di scelta dei genitori per quanto riguarda la scuola, ma che non ha risparmiato segnali allarmanti da parte di alcuni dei rappresentanti delle scuole paritarie. Pluralismo educativo che in Regione Lombardia si assesta intorno al 37% contro una media del 4% del sud del paese. Occorre esportare il modello Lombardia in tutta Italia per salvare il pluralismo educativo. Infatti il rischio è che nell'arco di 10 anni senza degli interventi strutturali in Italia rimarranno solo le scuole statali e le scuole paritarie che obtorto collo dovranno applicare rette da 8.000 euro in su con un sistema scolastico classista e un monopolio educativo. Questo è il rischio da scongiurare. Proprio a partire da questi input, il Ministero ha studiato nuovi provvedimenti per aprire i bandi dei fondi europei anche alle scuole paritarie. Il sistema di istruzione è unico e ricomprende anche le scuole paritarie. Non è un caso che io abbia firmato giovedì scorso proprio quel decreto che consente alle scuole paritarie di partecipare presentando dei progetti alla ripartizione di qualcosa come 750 milioni di euro di fondi PNRR, la prima volta in assoluto, non era previsto originariamente, abbiamo dialogato con la Commissione europea per ottenere questa apertura importante. Il tutto in uno scenario in cui la Lombardia gioca un ruolo di capofila. Attorno al principio della libertà di scelta si costruisce quello che oggi è il nostro sistema di istruzione ed educazione in Regione Lombardia, che è un faro per l'istruzione a livello nazionale. Passiamo alla cronaca, lasciò morire di stenti la figlia di appena 2 anni abbandonandola per una settimana senza cibo, nel quartiere dell'Ambro a Milano. Stiamo parlando di Alessia Pifferi, iniziata la sua perizia psichiatrica che avrà termine il 26 febbraio 2024. Sentiamo. È stato fissato per il prossimo 26 febbraio il termine per la perizia psichiatrica disposta dalla Corte di Assise di Milano su Alessia Pifferi, la 37enne accusata di omicidio pluriaggravato per avere lasciato morire di stenti la figlia Diana di 18 mesi, abbandonandola in casa da sola per 6 giorni. L'incarico è stato conferito allo psichiatra Elvezio Pirfo, che dovrà accertare se la donna sia affetta da un disturbo mentale e se fosse capace di intendere
volere al momento del fatto. Nel corso dell'udienza il PM Francesco De Tommasi ha anche chiesto di escludere dalla perizia la relazione basata sui colloqui della Pifferi con due psicologhe del carcere San Vittore, dove è detenuta, in quanto le professioniste avrebbero finito per fornire all'imputata una tesi alternativa difensiva e che l'avrebbero manipolata. Secondo il PM, quello che è stato fatto in carcere non è utilizzabile perché non conforme ai protocolli, sottolineando che si tratta di accertamenti privi di qualunque fondamento. Si torna così in aula il prossimo 4 marzo, quando comincerà la discussione e verranno presentati i risultati della perizia psichiatrica. Secondo l'avvocato Alessia Pontenani, legale difensore della donna, sentita al termine dell'udienza di lunedì 13 novembre davanti alla Corte d'Assise di Milano, Alessia Pifferi non solo ha un problema cognitivo molto grave, ma non capisce le conseguenze delle proprie azioni, è come se fosse una bambina, ha detto il legale. Il pubblico ministero insiste nel dire che è stata manipolata e le è stato suggerito da psicologi e difensori cosa fare e dire in aula. Per quello ho chiesto che venissero sentite le psicologhe, ma la Corte non lo ha ritenuto fattibile, ritenendolo non importante, ha aggiunto l'avvocato dell'imputata. Il PM stesso, dopo aver espresso in aula dubbi sull'operato della struttura circondariale, ha dichiarato di aver visto nella Pifferi una donna completamente diversa rispetto al passato. Si è costituito il pirata della strada che domenica notte in zona San Siro ha investito un uomo a piedi ed è scappato senza fermarsi a soccorrerlo. L'uomo, che ha 45 anni, si è recato alla stazione dei carabinieri di Musocco ammettendo le proprie responsabilità. Ora è stato preso in consegna dalla polizia locale di Milano, che indaga sull'episodio. Un brutto episodio invece è quello che è andato in scena sugli spalti del campo sportivo di Sedriano questo sabato, dove dei genitori hanno iniziato una rissa. Vediamo. Un brutto episodio quello accaduto sugli spalti del campo sportivo di Sedriano lo scorso weekend durante i campionati di calcio giovanile, quando alcuni genitori sono stati protagonisti di una rissa. Al campo di Sedriano si stavano giocando gli ultimi minuti della partita tra la squadra di casa e quella di Canegrate nell'ambito dei campionati di calcio giovanile. Gli ospiti stavano vincendo 3-2 quando a pochissimi minuti dalla fine sugli spalti alcuni genitori hanno iniziato una vera e propria rissa. Una situazione che ha spaventato e per la quale sono stati anche allertati i carabinieri giunti al campo sportivo. Un episodio deplorevole secondo la dirigenza della squadra di calcio di Sedriano, che non ha mancato di prendere posizione e stigmatizzare l'accaduto, come infatti ha affermato il presidente della società Francesco Cardamone. Secondo lui, in questi casi non ci sono vittime o carnefici perché tutti concorrono nella colpa di dare un brutto esempio ai loro figli, ha affermato il presidente. Si stava giocando una partita tra ragazzi di 13 anni e loro si stavano comportando benissimo. Poi dai genitori è arrivato l'esempio sbagliato, ha detto Cardamone. La società prenderà i provvedimenti nei confronti dei genitori perché, secondo Cardamone, c'è il compito di insegnare ai ragazzi il giusto comportamento. Il nostro lavoro educativo e sociale, infatti, con questi episodi viene vanificato, ha commentato il presidente della squadra di calcio di Sedriano. Dopo l'inaugurazione della linea M4, che collega di fatto l'aeroporto di Linate con il centro, con San Babila, la linea bus 73, che appunto faceva quel tratto però via in superficie, era stata cancellata. Ebbene, ora i comitati chiedono una commissione per la riattivazione di questa linea. Una commissione consiliare per chiedere il ripristino della linea 73, l'autobus che da sempre collegava San Babila all'aeroporto di Linate e che, con l'inaugurazione della M4 lungo la stessa tratta, è stata eliminata da Palazzo Marino, salvo poi essere reintegrata parzialmente solo nel tratto tra Linate e i tre ponti di Viale Forlanini. A chiederne il ripristino completo sono innanzitutto i comitati cittadini che vivono lungo l'asse di Corso 22 Marzo e Viale Corsica. Non molliamo perché noi siamo convinti anche la 73 la dovranno rimettere, noi non pretendiamo le scuse, a me non me ne frega niente delle scuse, basterebbe semplicemente, come diceva, come ha detto Gravina, presidente del comitato Corso 22 Marzo Viale Corsica,
Noi non vogliamo le scuse. Hanno fatto un esperimento, è andato male, è stato dimostrato che sta andando male. Tuttora basta, chiediamo semplicemente il ripristino totale della 73 e la finiamo tutti, cioè con dispendio di energie, arrabbiature, eccetera. Solo questo chiediamo. Assente, per quanto riguarda il comune, l'assessora alla mobilità Arianna Censi, e così sostenere le tesi dell'amministrazione è toccato al municipio 4. A questo punto lo scenario migliore è il ripristino fino almeno ai ponti con un interscambio che funzioni veramente con il tram 27 e vedremo se si potrà arrivare altrove, ma questo non lo sappiamo e non vogliamo fare promesse che poi non si possono mantenere. Sulle barricate dei cittadini invece sono saliti i consiglieri del centrodestra, i primi promotori della commissione che si è tenuta in loco. Intanto mi sembra molto chiaro che più di 250 cittadini presenti alle 11 del lunedì mattina dimostrano che questo problema, la sospensione della 73, è un problema sentito da un intero quartiere di Milano. Questa amministrazione, con il boicottaggio di questa commissione, perché l'assessore Censi non si è presentato, dimostra che evidentemente non interessa all'amministrazione le persone più fragili, le persone più deboli, gli anziani del nostro quartiere. Noi continueremo nella nostra battaglia, continueremo a costo anche di andare sotto Palazzo Marino, sotto la sede di ATM e sotto l'ufficio dell'assessore Censi. Protesta dei tassisti in Piazza della Scala oggi pomeriggio. La manifestazione si è tenuta dalle 16 sotto Palazzo Marino, proprio in concomitanza con la seduta del Consiglio Comunale. Protestano per svariate penalizzazioni al loro settore, per la sparizione di diversi parcheggi adibiti ai taxi, mai rimpiazzati o ricollocati. Inoltre la protesta arriva dopo l'annuncio da parte della Giunta di un bando per 450 nuove licenze in vendita, il cui ricavato, come da legge, verrà devoluto interamente ai vecchi tassisti. Via Brocca è stata chiusa al traffico per consentire a una ditta specializzata di intervenire sulla linea del gas. Questo, diciamo, che ha provocato non pochi problemi a Magenta. Proprio per questo lo sentiamo nel servizio. Vediamo. Via Brocca a Magenta è stata chiusa al traffico per consentire a una ditta specializzata di intervenire sulla linea del gas. La chiusura dell'importante arteria cittadina è stata annunciata dal sindaco Luca Del Gobbo e dall'assessore ai lavori pubblici Enzo Tenti. C'è una condotta del gas che è a rischio e nessuno può prendersi le responsabilità di rimandare il lavoro alla chiusura delle scuole per le feste di Natale. Da qui, implicitamente, vengono accettati i disagi al traffico che si vedono già in queste mattine nel centro di Magenta. Sono stati avvisati tutti gli organismi, quindi vuol dire gli organismi di pubblico soccorso, le linee autobus, la maggior parte della cittadinanza, mediante l'emissione della nostra dell'ordinanza che troverete sul sito online del comune, come sempre. E niente, ci rimane solo da dire che bisogna testare, vediamo subito, insomma, di che morte dobbiamo morire. Via Brocca è una strada strategica a Magenta, collega alla stazione ferroviaria, alle scuole, a un albergo e agli altri collegamenti in uscita dalla città, via Novara, via Espinasse e via Cavallari. Infine si dirige anche verso l'ospedale Fornaroli. L'amministrazione comunale ha studiato insieme alla polizia locale una strategia per contenere i disagi e gestire le necessarie modifiche viabilistiche che accompagneranno il cantiere. Ci saranno dei lavori per la messa in sicurezza di una linea gas, quindi è un intervento che non può essere rimandato. Come diceva appunto il vice sindaco, dureranno circa 2 mesi. È un lavoro che andrà avanti a step, quindi in accordo con la ditta che interverrà per i lavori ci si accorderà per migliorare al massimo la viabilità. Verrà istituito un senso unico alternato, parte dei veicoli verrà deviata in via Roma fino a giungere alla via Cattaneo, dove potranno andare verso la via Brocca, quindi facendo una specie di bypass, lo chiamo io, e quindi non ci dovrebbero essere particolari criticità, ma questo è una cosa che va testata sul campo. Noi siamo certi che il disagio ci sarà, lo sappiamo, però ripeto, nei cittadini deve entrare il principio che lo facciamo proprio per evitare
un disastro, perché voi pensate che conduttura può esserci sotto quella strada, quindi meglio intervenire con largo anticipo piuttosto che aspettare e poi magari avere altri risvolti. Una ricerca in Lombardia ha evidenziato dei dati davvero agghiaccianti. Pensate, il 60,3% delle donne anziane lombarde ha subito almeno una volta nella propria vita una forma di violenza. Vediamo allora. Il 60,3% delle donne lombarde ha ricevuto almeno una forma di violenza nella propria vita, non solo fisica o verbale, ma anche economica, psicologica, comportamenti persecutori, offese e critiche. Sono i dati emersi dall'incontro Violenza contro le donne, parliamone con gli uomini, organizzato dal coordinamento dello SPI Lombardia, che ha voluto analizzare le forme di violenza di genere, in particolare sulla popolazione anziana, in una duplice prospettiva sia delle donne che degli uomini. Tra i dati principali emersi, la difficoltà negli uomini nel percepire alcune forme di violenza, soprattutto per quei comportamenti di abbandono o negligenza, ad esempio lasciare la donna a casa da sola senza la possibilità di muoversi o senza la possibilità di comunicare con l'esterno o senza cibo e in condizioni igieniche non idonee. La cosa che sorprende è che c'è proprio una disparità enorme. Complessivamente 2 donne su 3 afferma di avere in qualche modo subito forme di violenza nel corso della propria vita, che vanno sia dall'insulto folto sessuale, sia atteggiamenti di umiliazione, di svilimento, atti persecutori, forme di violenza fisica. E rispetto al 2 su 3 si vede come un uomo su 3 in realtà dopo invece riconosce di avere commesso una forma di violenza, e questa spaccatura, questa sproporzione tra le percentuali in qualche modo restituisce quella che è l'urgenza di costruire dei percorsi di sensibilizzazione necessariamente rivolti agli uomini, in cui si cerca in qualche modo di porre l'attenzione su quali sono le forme che la violenza di genere può assumere. Non esiste solo la forma, la violenza sessuale, non esiste solo il comportamento persecutorio, ma che c'è anche una violenza economica, c'è anche una violenza psicologica. È la cosa più difficile. È difficile far fare il primo passo ai miei congeneri, agli uomini bianchi etero, il primo passo, perché io non ho mai visto poi nessuno tornare indietro, ma il primo è estremamente difficile, perché significa rompere delle abitudini, significa dire qualcosa di sgradevole a un tuo amico, significa mettere in discussione le cose che ti sembrano più fondamentali nella tua vita per scoprire che non erano quelle fondamentali. Il primo passo è sicuramente il più difficile, fatto il primo però non ho mai visto nessuno tornare indietro. E se la violenza fisica, come molestie e aggressioni sessuali, si attesta tragicamente ancora al primo posto della triste classifica, a livello nazionale il 32,4% e in Lombardia il 30,5%, sono sempre più sfaccettati i risvolti delle violenze psicologiche. A livello lombardo il 24,6% delle donne ha dichiarato di essersi sentita ignorata, il 19% di essere stata umiliata, il 18,9% di essere stata pesantemente insultata, il 17,7% di essersi sentita limitata nei rapporti con amici e famiglia. Parlare agli uomini di violenza di genere è molto difficile, perché la reazione immediata di tutti è: no, ma io non sono violento, non ho mai picchiato nessuno. Bisogna cominciare a fargli capire che la violenza non è semplicemente quella fisica o l'aggressione sessuale, la molestia. Violenza sono tante forme, quella psicologica, quella finanziaria, il fatto di abbandonare e non curare abbastanza anche delle compagne che possono essere ammalate, in difficoltà. Insomma, quindi bisogna cominciare a uscire dagli stereotipi che ci sono. Questa era la nostra ultima notizia, io vi lascio alle previsioni del meteo, tra poco l'edizione Pavia, intanto vi auguro un buon proseguimento con la nostra programmazione.